I ragazzi che vi scelgono, cos'è che cercano e perché vi scelgono? Allora, sicuramente, diciamo, il primo motivo che li porta a noi è, soprattutto io parlo di master full time, che sono Certo. quelli, diciamo, su cui abbiamo più contatto anche con i partecipanti, in quanto ci sono delle selezioni, degli open day, quindi abbiamo un contatto, continuo col partecipante che poi si iscrive o non si iscrive, insomma, soprattutto si iscrive. Cercano essenzialmente in noi, come dire, un ariete per entrare poi nel mondo professionale. Quindi danno fiducia ai nostri master perché sanno che poi li traghettano, cioè li portano con delle competenze proprio acquisite direttamente nel mondo professionale. Quindi questa è sicuramente la prima spinta. Ci siamo costruiti questa fama, abbiamo un tasso di riconferma del dopo stage del 95%. Quindi off Ma questo perché, appunto, come dicevamo prima, the record. esatto, andiamo a cercare posizioni di lavoro reali. Quindi il che non abbiamo aziende partner o convenzioni di nessun genere per quanto riguarda lo stage. Diciamo, lo stage nasce su una nostra ricerca, che richiede anche proprio tanto lavoro dietro le quinte, di posizioni di lavoro effettive. Quindi si tratta continuamente di contattare aziende, di captare i bisogni delle aziende, presentare la nostra offerta formativa, i nostri partecipanti che poi, diciamo, sostengono dei colloqui che ovviamente devono superare, nel senso che nessuno stage è garantito a priori. Cioè Certo. bisogna poi metterci un po' di lavoro anche personale, anche su quello comunque diamo tutti gli strumenti perché il partecipante arrivi all'appuntamento assolutamente preparato. Però ecco, superando i colloqui, poi il partecipante trova uno stage, quindi si mette una posizione level entry, che però quasi sempre è reale, cioè l'azienda in quell'area ha Ha un necessità. bisogno e quindi di conseguenza riconferma lo stage. Poi ci sono i casi magari meno fortunati, però diciamo, sono veramente casi su una pluralità di riconferme. Quindi si rivolgono essenzialmente per un'esigenza lavorativa, quindi si proiettano già al di là del master. In quei casi io dico sempre però considerate anche i mesi d'aula, perché i 6 mesi d'aula non sono, come dire, una specie di anticamera che vi porta al mondo del lavoro, sono una palestra effettiva, cioè Certo. bisogna, come dire, portarsi a casa anche quel risultato. Perché rimane molto più di uno stage. Cioè è vero che con lo stage poi si trova un posto di lavoro, si viene riconfermati, magari si rimane il famoso tempo indeterminato che ancora tantissimi sognano e per carità cerchiamo di aiutarli, però io dico nella vita, poi soprattutto invece chi va negli studi legali, studi professionali, cambierà diverse volte, magari anche in Certo. azienda si cambia. E per cambiare uno deve aver maturato delle competenze, anche, non so, in termini di sapersi presentare, sapersi valorizzare. Quindi quel tipo di percorso noi lo cementiamo in aula.